Partito Democratico è stata la forza che ha promosso a tutti i livelli una grande attenzione, prima molto scadente da parte, insomma, delle istituzioni e forse anche di noi stessi legati a questi temi, e adesso si sta dimostrando, come si diceva, molto attenta alle tematiche, e questo lo dimostra l'azione che compiamo come Partito Democratico a tutti i livelli, quindi sia nel Parlamento nazionale che a livelli chiaramente locali, ma a livelli anche Parlamento nazionale. Abbiamo Laura Puppato, relatrice della Commissione Ambiente del Senato, che di recente si è espressa relativamente alla ricezione della comunicazione dell'Unione Europea sull'economia circolare, e ha fatto in modo che si approvasse come Commissione appunto del Senato all'unanimità la ricezione di tale comunicazione europea, e questo comporterà sicuramente un investimento di risorse e di attenzione da parte del Governo, da parte dei parlamentari, sulla ricezione di quelli che sono gli indirizzi dell'Unione Europea. In Unione Europea abbiamo i nostri responsabili e referenti, una molto interessata, una fra tutte diciamo molto interessata al tema, la Simona Bonafè, ma non soltanto, anche a livello regionale. Abbiamo espresso candidature che poi si sono trasformate appunto in eletti parlamentari, come Renata Briano, che stanno portando avanti appunto con grande attenzione queste tematiche. A livello nazionale, noi chiaramente lavoriamo sul locale, ma con una prospettiva e collegamento totalmente nazionale. Anche la legge di stabilità è andata in questo senso, la legge di stabilità del 2014, offrendo la possibilità di usufruire di 60 milioni di euro per la bonifica di 30 su 45 discariche abusive contate sul territorio italiano. A livello locale, chiaramente le azioni sono più mirate sulle piccole e medie questioni dal punto di vista delle discariche, così come la tutela e il riordino, diciamo, del territorio. L'economia circolare permette di ripensare il rifiuto, e quindi anche il rapporto uomo e natura, completamente da un altro punto di vista. In questo senso il Partito Democratico si è impegnato e si sta continuamente impegnando in questo senso con vigore.